doppio obiettivo raggiunto, vittoria e vittoria con due gol di scarto. Sì, è vero, non ci avevo pensato. Sei contento, mister? Veramente pensavo al fatto che questa partita doveva finire subito prima che prendevamo un altro pareggio, invece poi insomma addirittura abbiamo raddoppiato, una partita equilibrata, dai, partita equilibrata dove insomma dai. Primo tempo non bellissimo, niente, mister, di speciale, ecco. Niente di speciale, poi chi fa gol in questo caso, poi con la gente hai lo spirito che ti sostiene, insomma dai, abbiamo portato a casa una vittoria che insomma era difficile anche da pronosticare. Il direttore sportivo Perotti ha detto è stata una partita a scacchi, le mosse giuste, però l'ha fatta i cappellacci. Perotti impara a starsi zitto, l'ho salutato prima, vabbè. Però si vede che stai scherzando, mister, nel senso. Ma non tanto. Ah, ecco. Gli avevo detto che non doveva andare a fare le interviste, però se parla così va bene. T'ha fatto i complimenti. Sì, stavo scherzando. Dei cambi decisivi, devo dire. A Jonathan Alessandro, insomma, ho messo in evidenza il fatto che è anche complicato ritrovarsi, no? In perfetta forma, entrare sul pezzo e decidere, tra virgolette, una gara che si stava facendo difficile, ma ovviamente questo lo sapevi anche con le dichiarazioni che hai fatto ieri. Ma non mi ricordo che stavi dicendo, che stavo pensando ad altro. No, però dicevo, è complicato per un giocatore come Jonathan Alessandro, no? Entrare e stare subito sul pezzo. Ha fatto gol, quindi va tutto bene. L'allenatore l'ha fatto entrare, è bravo, e lui è bravo perché stava sul pezzo. Dove ha sbagliato Cappellacci? È entrato pure, mi pare. Doveva fare gol, non l'ha fatto, e poi abbiamo pareggiato, quindi oggi è stato meno peggio del solito. Mister, se c'è stato qualcosa che non ti è piaciuto, dove se lo possiamo evidenziare? Ma più o meno la cosa che non mi cala è che per fare 3-4 passaggi di fila sembra che cioè ci sta un'ansia addosso, sembra che veramente la palla ci scotta, che poi non ci dovrebbe scottare per niente, perché non è che siamo ultimi in classifica. Quindi il rammarico mio è sempre quello, che questa è una squadra che ha la qualità per poter fare molto meglio dal punto di vista del palleggio, del giocare a calcio, poi magari sopperisce con applicazione, con determinazione, perché su questo non gli si può dire nulla, però le partite vengono sempre fuori dove tu non sai mai che può succedere, e questa non è una cosa che mi gusta tanto. Però mister, il gol del vantaggio sul palleggio insomma si è evidenziato, no? Un Origlio che ha dato questo pallone a Bellardinelli, ottima prova secondo me dopo la giornata di squalifica, e il filtrante per Alessandro che forse poi lì se l'è inventato un po'. Vabbè, sì, dai, mo è inutile stare a parlare degli episodi, sì. Perché poi in fondo è stato bravo pure Alessandretti quando è uscito, certo, con quella gamba tesa là, a rischio fallo. Quella come l'hai vista, mister? È stata una scelta che lui ha fatto, ci stava. Quando fai queste scelte stai a rischio, perché se un attimo, un centesimo di ritardo significa magari espulsione. Invece lì poi insomma lui ha preso palla, l'arbitro l'ha fatto giocare, era una situazione al limite, quindi è stato bravo perché poi ha portato palla data, quindi bravo Alessandretti, però è importante che lui difende. Assolutamente sì, mister, l'ultima, poi la lascio ai colleghi, il segnale che dà soprattutto sotto l'aspetto mentale, perché ho capito che a livello tattico qualcosa vuole correggere ancora, però a livello mentale vincere una gara del genere che vuol dire? E soprattutto andata e ritorno, anche se lei non c'era l'andata, l'Aquila ha battuto due volte l'attuale capolista. Può succedere, nel senso che può succedere, magari l'Aquila ha fatto col Monterotondo, mi sembra che abbia perso in casa e esatto, fatto un punto solo, per dire. Questo non ha nessun insomma senso, voglio dire. Il discorso è che oggi abbiamo vinto e bisogna pensare all'altra di vincere pure l'altra, perché se oggi è tutto festa, noi venivamo da due risultati dove in casa col Chiedi avevamo comunque il vantaggio e insomma abbiamo buttato tre punti tra virgolette, perché nessuno ce l'ha rubati, e a Monterotondo abbiamo fatto una partita penosa dove comunque eravamo andati in vantaggio e ci eravamo fatti rimontare, quindi oggi sembra, avendo battuto la prima, che siamo tornati a essere forti, ma siamo sempre gli stessi.